Ma ieri ti hanno chiamato per invitarti un po'? No, ieri sì, ho ricevuto una chiamata, ma un po' tardi, io avevo già degli appuntamenti e non sono riuscito a andare, mi ha fatto piacere, ma diciamo, nient'altro. Lorenzo Marucci, quante possibilità dà la Fiorentina di arrivare al terzo posto e se vedi una società strutturata per ottenere sempre risultati migliori? Dipende cosa vuoi dire con risultati migliori, perché per crescere terzo sempre, posto, sì. Un terzo posto non mi sembra male, quello che qua bisogna sempre vincere, e non è, il primo posto c'è giustamente posto per uno e tutti gli altri non ci arrivano, quindi secondo me il terzo posto è un grande obiettivo, con una società che è ricominciata da poco, che non è economicamente ai livelli di grandi, tipo Juve o Milan o Inter, e secondo me sta facendo ottime cose, e logicamente se si continua da questo passo ha un grande futuro, bisogna vedere se riescono a mantenersi nel tempo, quella è l'incognita. Percentuale del terzo posto? Io ho fatto il numero, no, e non il mano. No, facciamo. Il calendario mi sembra abbastanza buono, però sono 4-5 partite che vanno giocate. Non è finito il campionato. Gabriel, ti volevo chiedere, senti ancora Rui Costa o comunque alcuni compagni che hai avuto a Firenze? No. Non li sento al telefono, li sento col cuore, li sento. Ho tanti amici, ho gente più amica che magari che tanti giocatori e non li sento uguali. È un mio difetto, il telefono proprio. No, non va d'accordo. Ti chiedo anche sullo sbando, che giudizio dai su questo giocatore e se pensi che possa fare la causa per la Fiorentina. Che ti adora fra l'anche, fra la veterana. Sì. Cerca di imitarti. Sì. No, vabbè, sempre che faccia gol fa. Però mi sembra che li sa fare, magari non riesce a trovare continuità. Però quella è una cosa che succede, diciamo, è normale, difficile trovare i giocatori che ti fanno 20 gol tutti gli anni, è difficile. Le ultime ragazzi, dai, Ilaria, vai. Se questa Fiorentina può essere, arrivare a essere forte magari come la tua, con i win champions, insomma, sì, anche dei gol strepitosi, se questa può arrivare quest'anno, l'anno prossimo, se puoi intravedere, insomma, in finale, può essere. Io penso di sì.